Buonasera, dottore. Come avete fatto ad entrare? Voi chi siete? Tinen, Tremo von Tinen. Siete straniero? Da cosa l'avete capito dal mio colorito? Già, non ho visto nulla della vostra grigia piccola terra, ma sono interessato al vostro lavoro. Beh, siete in ritardo, sto smantellando tutto. E non posso resuscitare i vostri cari se è questo che cercate. Credo che i miei defunti stiano meglio dove sono, mio caro, grazie mille. No, il mio interesse è per come fate quello che fate. Vedete, nel mio regno facciamo le cose diversamente. Nella vostra terra c'è la magia, ma è debole, non ne avete considerazione. Dove vivo io è forte e pulsante, ma non può ridare la vita. Se voi potete farlo, beh, voglio saperne di più e vi pagherò. Come ci siete riuscito? Questo non è importante. Il denaro è vostro. Siete un filantropo? Ho avuto nomignoli peggiori, ma c'è un prezzo da pagare. La conoscenza. Mi insegnerete tutto quello che riuscirete a scoprire. Questo è l'accordo. Sigliamolo. Pensavo che dovessimo... Igor, splendide notizie! Lui è... Padrone. Che cosa è successo? Riporta giù l'attrezzatura. Restiamo qui. E ora ci servirà un corpo. Ciao, Tremotino. Sapevo che era solo questione di tempo. Speravo fossi morta, ma le delusioni sono parte della vita, su questo saremo d'accordo. Oh, il coccodrillo a zanna e il piccolo uccellino. E io che ti ho portato un regalo. E hai portato anche l'antidoto? Oh, Tremotino, è un'offerta di pace. E che cosa vuoi in cambio di questa offerta di pace? Mia figlia. Hai fatto in modo che scagliasse lei il sortilegio, così da poter venire qui. Ma non ti serve più ormai. Lascia che la porti via con me e lasciaci vivere. E che cosa riceverò in cambio? Tuo figlio. Sai di che si tratta, vero? Mi aiuterà a trovarlo. Sempre che questo oggetto sia autentico. Oh, mio caro, non ho ragione di ingannarti. Non più. Voglio che tu possa trovare l'unica persona in questo universo che ancora ti ama. Per me voglio la medesima cosa. Conosci un incantesimo per ritrovare la memoria? So solo quello che tu mi hai insegnato, maestro. Quindi dimmi, accetti la mia offerta di tregua? Tregua. Sigilliamo il patto come una volta.